Un business da 2 milioni e mezzo di euro, un traffico di oltre 9 tonnellate di sigarette da giugno 2019 a gennaio 2020, che da Napoli sarebbero arrivate a Palermo. Dati che sono emersi dalle ricostruzioni degli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, 14 provvedimenti emessi dal GIP di Palermo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Così gli uomini delle Fiamme Gialle hanno dato esecuzione alle 14 misure cautelari nei confronti degli indagati, a cui sono stati contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. Di questi attualmente 3 sono in carcere, 8 ai domiciliari e altri 3 hanno l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini sarebbero emersi anche dettagli sui consistenti guadagni dell'organizzazione, che avrebbe acquistato le sigarette sulla piazza napoletana a 21 euro a stecca, rivenduta poi all'ingrosso a Palermo a 28 euro e successivamente al dettaglio a 35 euro. L'operazione ha richiesto l'impiego di sofisticate strumentazioni tecniche che sono risultate fondamentali per documentare il fiorente traffico di tabacchi lavorati esteri posto in essere dall'organizzazione monitorata. Un'organizzazione radicata nel quartiere di Brancaccio, che ha assunto con il passare del tempo sempre maggior potere e spessore criminale, tanto da ottenere il monopolio per la vendita delle sigarette di contrabbando non solo a Brancaccio ma anche nei quartieri Oreto, Montegrappa e Allo Zen. La forza intimidatoria degli associati si manifestava anche attraverso minacce e ritorsione a chiunque tentasse di immettersi nel mercato clandestino come competitor. Occorre evidenziare la caratura criminale del capo dell'organizzazione, che in diverse occasioni si è fatto carico delle spese legali degli arrestati.